Siamo, come tutti gli italiani, indignati per il trattamento che sta subendo Ilaria Salis. E quindi è opportuno un impegno forte da parte del governo italiano per far sì che la situazione incresciosa nella quale viene tenuta una nostra concittadina in un paese dell'Unione Europea finisca al più presto. Ma noi diciamo anche che la situazione dei detenuti in Italia è altrettanto fuori da qualsiasi concetto di dignità e quindi chiediamo al governo italiano di impegnarsi altrettanto per i detenuti italiani. Meloni ha detto che in qualche modo non vuole mettere il becco nelle scelte della giustizia ungherese. Esiste un diritto internazionale, vedere una detenuta, un'imputata entrare in processo con le manette, con le catene ai piedi è qualcosa di inammissibile nell'Unione Europea. Chi dice pensate anche a quello che succede nelle carceri italiane, non ditelo a noi, non ditelo a noi radicali, perché giusto ieri e ieri l'altro eravamo per la ennesima volta nelle carceri italiane a denunciare il degrado, a denunciare il sovraffollamento. I diritti dei detenuti in Ungheria e i diritti dei detenuti in Italia, come i diritti di tutti i detenuti, devono essere garantiti perché i loro diritti sono i nostri diritti.